Amici carissimi del Tino Carugati, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per le mie interviste della domenica. Oh, è un vero piacere oggi avere qui con me Sofia Tornambene, carissima, ciao. Ciao Tino, grazie mille, grazie per avermi invitata. Grazie a te, cara. Beh, io devo dire che non ho mai avuto un'interlocutrice così giovane e la cosa mi fa oltremodo piacere. Grazie. Anzi, dirò che quando tuo papà Giovanni mi ha contattato chiedendo se potevo intervistarti, ho detto: ma 19 anni, caspita, ma è veramente giovanissimo. Quindi sono andato un po' a vedere, sono andato un po' a sentire qualcosa di te, ma adesso insomma ti lascio assolutamente il pallino così ci racconti chi è questa bella ragazza, Grazie. cantautrice, vero? Sì. Diciamo che scrivo, la scrittura l'ho, diciamo che scrivo da poco, da 2 anni, non tantissimo, mi sono sempre dedicata di più al canto, studio canto da 10 anni, da sì, quando ne avevo 8, e praticamente, diciamo, poi io, grazie a mio papà che mi ha sempre seguito nel mio percorso, poi ho studiato pianoforte, chitarra, ho sempre adorato ogni sfaccettatura della musica. Infatti, diciamo che la mia passione è nata proprio grazie a lui, che no, suonava ogni giorno in questo pianoforte a mezza coda, in cui io mi nascondevo magari lì sotto semplicemente per giocare, e mi rimanevano in testa tutte le melodie che lui suonava, suonava. Tanto che un giorno, quando avevo 3-4 anni, mi ricordo proprio come se fosse ieri, mio papà aveva questo concerto e io mi ero imparata a memoria una canzone di Nicola Rigliano che si chiama Marilù. E praticamente sì, ero piccolissima e mentre durante il concerto ho chiesto a mio papà se potevo suonare con loro. E lì, appunto, piccolissima, mi hanno fatto cantare, da lì mio papà ha scoperto la mia passione per il canto e abbiamo cominciato a cercare insegnanti e a fare tutto questo percorso di studio che ho fatto. E non smetterò mai di ringraziare mio papà, la mia famiglia, mia mamma, che diciamo sono stati fondamentali perché mi hanno permesso di inseguire il mio sogno. Certo, beh, poi avere un papà, che è un jazzista papà, se non Sì, sbaglio. mio papà è partito dal classico per poi appunto andare nel jazz e adesso fa musica sua, come definisce lui musica leggera, musica pop, musica leggera. Certo, salutamelo Giovanni, senz'altro. Certo. Una cosa importante che mi ha detto papà e che ho riscontrato poi è che tu hai partecipato, nonché vinto, no? X Factor. Un paio d'anni fa, o Sì, sbaglio? nel 2019, l'edizione 13. Sì, è stata un'esperienza pazzesca, veramente formante sia dal punto di vista umano che proprio artistico, perché comunque adesso non so se sai come funziona, ci sono varie fasi, finché non si arriva al live, in cui tutti i ragazzi sono in questo loft da soli, fuori dal mondo, quindi nessun contatto con l'esterno, ad esempio i miei genitori per 2 mesi non li ho sentiti, solo tramite lettera. E appunto, è stato veramente bello perché ho avuto la possibilità di cantare e collaborare con tantissimi artisti. Ho cantato con Robbie Williams, che ancora se ci penso ho i brividi. E ogni giorno comunque si lavorava, si andava in studio. Proprio io ero super, super contenta. Però è un'esperienza veramente che devi crederci fino in fondo, devi essere determinato, devi essere aperto ad imparare da ogni singolo istante dell'esperienza. Devi essere sempre curioso, con la voglia di imparare e di metterti sempre alla prova e di cercare di superare sempre di più i tuoi limiti. Certo, chi era il tuo o la tua vocal coach a X Factor? Allora, vocal coach mi seguiva Paola Folli lì, Ah, la grande però Polly, grande amica. sì, lei appunto mi seguiva dal punto di vista vocale. Perché appunto ogni coach, perché appunto X-Factor, ogni concorrente veniva assegnato a dei giudici. C'erano quattro giudici, che erano Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel De Sapsonica. E appunto a loro venivano affidati questi vocal coach, fra cui Paola Folli, che mi ha seguito dal punto di vista vocale. Esatto. Che è una grande, voglio dire, Sì, una delle molto più brava. grandi cantanti che abbiamo in Italia.
mio modo di vedere, la Paolina. Beh, è una bella esperienza e poi coronata addirittura con una vittoria, quindi insomma, voglio Sì, dire, eh. veramente inaspettata perché comunque io sono sempre stata molto, molto timida. Diciamo che la mia passione per la musica l'ho sempre tenuta per me, per mio papà, nella mia cameretta in cui scrivevo, cantavo con il mio pianoforte. E diciamo che non avrei mai pensato veramente di riuscire a fare un'esperienza del genere. Perché appunto avevo scritto questo brano, A domani per sempre, che avevo scritto a 14 anni, e non l'avevo mai fatto sentire a nessun altro, tranne che appunto mi sono presentata alle audition di X Factor con questo inedito. Ha suonato al pianoforte, è proprio una produzione semplicissima e appunto piano piano, visto che ogni volta ottenevo il consenso del pubblico e vedevo che alla gente arrivava il mio messaggio, arrivavano la mia voglia di trasmettere emozioni, di trasmettere la bellezza della musica. Quindi è proprio bello. Certo, io ti ho ascoltata su YouTube un paio di brani, credo, e mi ha colpito la tua voce, è una voce molto particolare. Grazie. Beh. Diciamo, la mia voce, diciamo, ho fatto molta difficoltà con la mia voce, soprattutto con gli insegnanti, perché ogni insegnante ha cercato di snaturarla, perché diceva no, non devi cantare così, devi cantare in modo più pulito, il jazz va cantato in questo modo, con la voce pulita, ma io invece, capito, ho cambiato 8 insegnanti di canto in 10 anni che faccio canto, grazie a mio papà che appunto sapeva guidarmi, capiva quando un insegnante non andava, eccetera, perché ognuno cercava di togliermi la mia particolarità, la mia voce. Io invece cerco di essere sempre naturale nel canto, no? Certo, ed è giusto Non così. devo avere dei limiti. Perché anche appunto mi dicevano nel jazz devi avere una voce pulita, quando ad esempio le più grandi jazziste erano Ella Fitzgerald, oppure che ne so, Sarah Vaughan, che avevano Sarah invece queste Vaughan. voci pazzesche, scure, capito? Non bisogna avere limiti nella musica, è questo Certo, sai che ascoltandoti vagamente, con i giusti. Come dire, con i giusti parametri, mi ha ricordato la tua voce, il suo essere molto grezza, mi ha ricordato un grande del passato che tu sicuramente conosci, ma magari non così approfonditamente, che è Lucio Battisti. Lui è un uomo, ma è non, è ovviamente Grazie. la voce diversa, ma ha la stessa. Sì, proprio, mi ripeto, la stessa voce un po' grezza, mi ha ricordato lui. E allora, voglio dire, Grazie, è un onore. ti auguro, forse guarda, sarebbe sufficiente anche una piccola parte del successo che ha avuto lui, anche se parliamo Mica, di pazzesco. decine, di decine di anni fa. Brava, complimenti. Allora, se non sbaglio, tu hai prodotto di recente un album, dico Sì, bene, eh? è uscito il 15 ottobre il mio primo disco, che si chiama Dance Mania Stereo Love. Diciamo il suo nome è proprio un tributo agli anni Ottanta. Io ho una grandissima passione per quegli anni, che mi ha trasmesso mia mamma, no? Io ascoltavo moltissimo i Bee Gees, mi piacevano anche i film come Grease, Dirty Dancing. Diciamo quel periodo mi ha proprio affascinato e ho deciso di dedicargli un disco. Questo disco è nato da quest'ultimo anno di pandemia che ho scritto insieme al mio producer maestro, che mi ha aiutato sia dal punto di vista musicale che dei testi, l'abbiamo scritto proprio a quattro mani noi e sono veramente contenta perché appunto mi sono trasferita da un anno a Milano. Il Ah, ma periodo non è stato il massimo perché non ti ho chiesto appunto. la tua provenienza originale. Sì. Allora, io sono marchigiana, sono di Civitanova Marchigiano, Marche, Civitanova. però appunto mi sono trasferita da un anno a Milano per seguire questa mia passione. Dopo X Factor, appunto, ho vinto un contratto discografico e mi sono trasferita per andare in studio, fare esperienze con altri artisti, E per venire musicisti. a prendere qualche lezione di pianoforte dal Tino, no?
Possiamo capirlo. Mamma mia. No, scherzo. Però purtroppo, diciamo, il periodo non è stato uno dei migliori, Acci. Covid, c'è stato tutto questo blocco, però ho avuto la fortuna di andare a vivere in una casa piena di artisti, quindi in quest'anno ho fatto praticamente sempre musica tutti i giorni, ho avuto tantissimi stimoli, conosciuto artisti diversi, generi diversi. Dove stai? E io sono in zona San Siro, Quinto Romano, quella zona lì, che poi è anche molto bella perché è molto verde, Molto ci sono anche verde, molte certo. zone verdi che non mi aspettavo di trovare a Milano, sinceramente. Vabbè, ce l'abbiamo anche Però noi. Ce l'abbiamo anche noi verde. sono molto contenta che nonostante tutto questo periodo di chiusura sono riuscita a tirare fuori il mio primo disco, che per me è una delle più grandi soddisfazioni, veramente. Eh beh, certo, perché caspita, sei giovane, è un periodo così balordo, per la Sì. musica come questo della pandemia, riuscire a tirare fuori un disco non è cosa da poco. Senti, a proposito, hai citato gli anni 80, quindi intendo dire, sei una ragazza a cui piace un certo genere di musica, che va Diciamo oltre magari il rap, la trap. che io sono un po' fuori, infatti fuori linea. Diciamo che io proprio amo la musica del passato, il cantautorato italiano. Il mio gruppo preferito sono i Queen, mi piacciono i Beatles, proprio grazie. Io ringrazio mio papà che mi ha dato appunto questa grande cultura musicale, che poi io ho fatto le mie ricerche, io sono una molto curiosa, quindi magari quando uno mi dice il nome di un artista, io sono una di quelle che poi si va a ascoltare tutta la discografia. Mi piace proprio tutto, conoscere di tutto, diciamo, la musica di oggi non mi fa troppo impazzire, ecco. Sono molto più per appunto musica più datata, ecco. Sì. Sì, hai tutta la mia ammirazione, sai, perché Sono un po' fuori tempo, però sono un no, po' vecchia dentro. beh, Mi no, vecchia dicono dentro. spesso. Sì. Sì, te lo dicono. Beh, però, sai, quando le cose sono belle, il tempo vale per quello che vale. Sicuramente Sì. oggi ci sono artisti che fanno cose anche buone, ma Sì. certamente No, infatti non dico di tutti, però la media esatto. la media è un po' quella, Esatto. insomma, noi che abbiamo gli anta e gli super anta, facciamo un po' fatica a digerirla, sinceramente, perché, sai, Certo. senti, progetti di Sofia. E adesso, diciamo, io continuo sempre a scrivere. Adesso purtroppo la cosa che mi piacerebbe di più di tutte sarebbe ricominciare a suonare, a cantare dal vivo, che è la cosa che non faccio più da un anno per tutta questa situazione così. Quella è la cosa che mi auguro al più presto possibile di poter portare questo disco dal vivo. E poi altri progetti, già sto scrivendo nuova musica e appunto lavorando a un futuro disco. Adesso purtroppo mi ha colpito una brutta cosa, mi hanno diagnosticato da 4 settimane un'ipoacusia improvvisa, ho perso l'udito del 60%, è stato un periodo un po' particolare. Ho fatto la Caspita. cura con la camera iperbarica, quindi diciamo non ho potuto più mettere le cuffie. Poi io in quest'ultimo periodo stavo imparando anche a produrre computer music, stavo usando Ableton, stavo facendo le mie prime composizioni al computer. E poi sono stata colpita da questa cosa e mi sveglio un mattino con l'orecchio tappato, pensando che fosse un semplice tappo di cerume, invece ipoacusia improvvisa, quindi ho cominciato subito le cure, eccetera, però fortunatamente l'ho presa in tempo e già c'è un netto miglioramento. Però appunto adesso sto piano piano ricominciando a fare musica perché purtroppo ancora il rumore troppo forte mi dà un po' fastidio. Un Quindi adesso orecchio appena mi solo. rimetto, sì. Appena mi rimetto adesso dal punto di vista di salute dell'orecchio, sicuramente ricomincerò a fare nuova musica e spero presto di pubblicare qualcosa. Grazie. Certo, te lo auguro veramente con tutto il cuore, cara. Senti, ma com'è una giornata di Sofia? Una giornata di Sofia? Diciamo che la musica copre quasi il 100% della mia giornata. Diciamo sì, io tra che appunto. Allora, ascolto sempre moltissima musica, mi metto sempre a suonare al pianoforte, ultimamente sto iniziando appunto a produrre, mi piace molto lo sport, amo in particolare le arti marziali, faccio karate da 5 anni, che è sempre una passione che mi ha trasmesso mio padre, che è una
una scuola, veramente un'arte che mi ha insegnato tanto, mi ha veramente dato moltissima determinazione, rispetto verso gli altri, la voglia di fare, di imparare, di superarsi, veramente uno sport meraviglioso, proprio bello. Immagino Quindi che insieme. il tuo soprannome o nomignolo kimono arrivi da lì. Sì, esatto, Kimono, il mio nome d'arte proprio deriva dal karate e poi purtroppo l'ho dovuto togliere durante X Factor perché per una questione per rendere ogni concorrente uguale hanno tolto i nomi d'arte, quindi la gente poi mi ha conosciuto più come Sofia. Però sì, il mio nome d'arte è Kimono, proprio per questa mia grande passione. Quindi sì, musica, karate, appunto. Poi altro sinceramente no. Un po' appunto di tempo con gli amici, Certo, sì, però e sì. per comporre pianoforte usi. Sì, fin da sempre io sono sempre partita dal pianoforte e da una linea melodica. Per me il suono è proprio la cosa fondamentale, non la melodia, quella cosa che ti rimane in testa e ti colpisce subito. Non lo so, io ho sempre avuto veramente una vera e propria attrazione verso il suono, proprio che mi fa venire delle vibrazioni nel cuore che è proprio inspiegabili. E poi appunto sto lavorando anche dal punto di vista testuale, che invece faccio un po' più difficoltà dato il mio carattere, no? Inizialmente ero molto molto più timida da piccola, poi dopo grazie all'esperienza di X Factor mi sono un po' aperta di più. Però dal punto di vista del testo faccio molta difficoltà a tirare fuori, no? Le parole. Mi piace molto di più la melodia, però sì, il mio processo di scrittura è più o meno sempre quello. Suonare qualcosa al pianoforte oppure lasciarsi anche ispirare, non lo so, anche perché appunto scrivo insieme al mio producer, maestro, quindi magari viene fuori una parola, una frase, da un qualsiasi cosa in modo supernaturale si crea qualcosa. Certo. Beh, poi sai, sono due cose diverse, la scrittura con la musica, anche se ci sono Sì. artisti, sappiamo bene che scrivono entrambe le cose con grandi risultati, però è anche vero che ci sono artisti che si dedicano esclusivamente alla musica, perché il testo. Certo, poi dipende. Io perché diciamo sono fin da piccola ho sempre dato, no, più importanza alla musica, ho studiato Certo. pianoforte, cantato, quindi magari è per quello che magari ho meno l'indole della parola, no? Però perché per me la musica è sempre stata, no, quella cosa che mi permetteva di esprimermi anche senza le parole. Per me è stato sempre quello, da piccola, per il mio carattere mi sono sempre chiusa, non sono mai riuscita magari a esternare tutto quello che avevo dentro con gli altri e la musica era l'unica quella cosa, scusami, e la musica era l'unica cosa che mi permetteva di dire, ah, finalmente ecco chi sono. Beh, certo, pensa alle colonne sonore dei film, che sono quasi sempre esclusivamente musicali, eppure riescono a Sì. trasmettere, no, Sì. l'esatto contenuto del momento cinematografico, senza bisogno Esatto. di dire nulla. Quindi questa è la grande potenza, la grande magia della musica. Cara Sofia, se hai ancora qualcosa da dirmi, continuiamo volentieri a chiacchierare. Allora, io in Quello che occorre. particolare no, però se hai tu qualche altra curiosità, io sono disponibilissima. Sì. Ma curiosità, guarda, me ne hai già soddisfatte più di una, perché intanto sei giovane, e hai già comunque avuto questa esperienza importante televisiva, non solo discografica, ascolti musica che, di un certo tipo. Magari mi viene da domandarti se avevi degli artisti, se hai ancora degli artisti che più di altri, credi che possano averti influenzato, musicalmente parlando. Allora, appunto, i miei artisti preferiti proprio da sempre, da cui ho sempre cercato di ispirarmi, sono appunto Freddie Mercury e Michael Jackson. Sono proprio i miei due pilastri, i miei piccoli angeli custodi, che proprio mi hanno, non lo so, quando ascolto loro, più di qualsiasi altro artista, non lo so, mi piacciono veramente tantissimo. Beh, due artisti, Sofia, diversi, eh. Sì, totalmente diversi, però non lo so, entrambi mi trasmettono un qualcosa che nessun altro riesce. Proprio Freddy, ad esempio, non so se
se mi colpisce, allora, vabbè, a parte la sua voce pazzesca, veramente meravigliosa, però non so se mi colpisce anche per il fatto che è un po' anche il mio opposto. Io, magari lui era super estroverso sul palco, questa voce Sfrontato. super potente, un po' il contrario di me, che mi sento invece molto più timida, molto più riservata, molto più morbida, non lo so. Quindi mi è un po' gli opposti si Gli attraggono, no? opposti che si Tipo attraggono, Michael certo. Jackson, aveva un artista pazzesco, proprio in generale, che ha segnato la storia della musica pop in generale. Quindi. E poi appunto ho avuto questa grandissima passione per i Bee Gees, appunto, poi per il cantautorato italiano, mi piacevano moltissimo De Gregori, oppure appunto Battisti, che hai citato anche tu, e poi appunto la musica jazz, anche lì sono super appassionata, il mio pianista preferito è Keith Jarrett, che è il mio pianista preferito insieme a mio papà, il nostro pianista. E quindi sì, un po' tutti questi grandi artisti da cui cerco di prendere un po' qua e là. Beh, Keith Jarrett è un jazzista contemporaneo, quindi fa un certo tipo di jazz. Se papà si ispira a lui, Sì. beh, non deve essere un cattivo pianista, perché insomma, Jarrett fa cose direi abbastanza complicate e Però non so, piace molto anche suona a me. con. Suona in un modo veramente empatico, non lo so, non lo so, proprio a, non lo so, molto emozionante il suo modo di suonare. Vedo proprio già da come suona la sua grande passione per la musica. Proprio. Anche per papà è la professione, la musica. Ho Sì, mio papà fa il pianista, proprio capito. musicista da sempre. Ebbè, Lui qui. suona da 40 anni ormai, sì. Lui ha Ebbè, quindi. insegnato, suonato, ha fatto di tutto. Quale migliore esempio, per Sì, un. no, io non smetterò mai di ringraziarlo, veramente mai, mai, mai. Per me è una delle persone più importanti, come penso per tutti i genitori, lo sono, però in modo particolare sono molto legata a lui, sì. Sì, Anche la mamma, è una mamma Nazare, mamma Nazarena, o oh, mi assolutamente. sbaglio? Sì, Ma vedi che Nazaré. so anche come si chiama tua mamma. Assolutamente tutti e due, grazie per avermi permesso, perché non tutti hanno la possibilità di No, avere sì. dei genitori che ti seguono, che no, ti spingono a credere in una passione, no? Da Anzi, me, anzi, a molto volte spesso ti ti vengono frenano. contro. Io ho avuto molti amici che vedevo appunto che i genitori magari li costringevano a fare un certo mestiere, perché da noi la musica purtroppo non è molto considerata, come perlomeno qui a Milano. Da me, se appunto, se qualcuno ti chiede che lavoro fai, oppure da piccolina mi ricordo proprio alle elementari, ti facevano il solito compito in cui ti dicevano cosa vuoi fare da grande? Io la cantante. No, ma il cantante, ma non si guadagna niente, ma veramente cosa vuoi fare, capito? Quando uno mi fa questa domanda, proprio non c'è proprio rispetto per il musicista, per il lavoro musicale, per gli artisti in generale, non lo so, Quindi proprio. a Milano hai trovato una grande differenza Qui a dalla tua Milano già Civitanova? ho trovato, sì, molto più rispetto dal punto di vista musicale. Vabbè, qui in generale ci sono le discografiche, molti studi, molti artisti che sono trasferiti qui, quindi magari sì, ho trovato più persone, magari che la pensavano un po' come me, rispetto a giù, che appunto mi dispiace vedere ragazzi magari che, a parte la musica, che crescono senza una passione, senza un obiettivo, non lo so. È anche un po' per questo che me ne sono andata, perché lì vedevo, mi trovavo un po' in gabbia, come se non c'entrassi niente. E quindi io sono partita all'avventura, e chissà. Certo, È guarda. un periodo particolare, difficile, perché comunque andare via di casa la prima volta senza i miei genitori. È stato tosto, poi mettici il Covid, 18 anni, l'anno scorso ho finito la maturità. È stato un anno impegnativo, però non mi pento proprio di niente. Veramente la cosa importante è essere felici, vivere delle proprie passioni e stare bene. E lo Infatti, auguro a ti stavo per tutti. chiedere. Ti stavo per domandare, Sofia, parallelamente alla musica hai portato avanti comunque i tuoi studi? Hai preso la maturità? Sì, l'anno scorso mi sono
mi sono maturata, io ho studiato grafica e comunicazione, quindi anche dal punto di vista foto, video, sempre una scuola molto artistica. Quindi perché io vorrei diventare un artista a 360, riuscire proprio un giorno a scrivere la mia musica da sola, a fare la parte grafica da sola, la copertina dei miei album, oppure video, foto, iniziare a produrre, quindi computer music, non lo so, mi piace proprio, vorrei diventare un artista a 360. Sto iniziando anche a ballare, quindi piano piano, sì. No, io amo tutto, proprio sono una persona che ama imparare, ama fare, sono aperta a tutto. Senti, io penso che papà e mamma saranno molto orgogliosi di te, grazie. Perché da quello che ha potuto trasparire da questa mezz'oretta di chiacchiere, mi sembra una ragazza veramente in gamba, che sa quello che vuole, e quindi ti faccio tanti complimenti e soprattutto tanti auguri per la tua carriera. Senti cara, io adesso ringrazio tutti voi che siete stati ad ascoltarci in questa intervista domenicale, grazie, e saluto Sofia, grazie a te cara per la partecipazione, un abbraccio, a presto, un abbraccio, ciao. Grazie Tino, ciao, grazie.